oggi Sport e Natura qui sul Tubenna con questi magnifici ragazzi della palestra Sporting Center diretta dal maestro Pasquale Davide. Avete mai fatto un'esperienza del genere o solo palestra? No, solo in palestra ci siamo allenati, cioè spesso ci alleniamo solo in palestra. Questa è stata la prima esperienza, diciamo, in natura così. È un'esperienza bella perché comunque è aria fresca e tutto, cioè è differente allenarsi qui rispetto alla palestra. Una cosa che ci interessa sapere, che cosa vi spinge a fare box o la nobile arte? Però chiedo prima a Miriam di Savino, la mia passione verso il pugilato. Perché? Perché è nata quella passione per il pugilato? È una cosa di famiglia, poi grazie al mio maestro Pasquale, grazie pure a Marz. Hai fatto anche delle gare? Hai già gareggiato? Sì, campionati italiani e campionati europei. Titolo? Vice campionessa europea. Oh, benissimo. Complimenti, complimenti anche al maestro. Sì. Invece... Per me? Sì, come ti chiami tu? Francesco. Francesco, hai fatto le gare? Sì, però poi sono stato fermo un paio d'anni e ora ho riniziato. Ho capito che questo non è solo uno sport, ma è uno stile di vita. Non solo in palestra, ma proprio durante tutto il giorno. Non è solo allenarsi, ma sono pure sacrifici come l'alimentazione, il dormire bene. Sono tanti fattori che poi ti portano a fare dei match nel migliore dei modi, e questa è la cosa. Perché hai scelto la box? Ho iniziato per fare qualche sport, poi come sport si trasforma in stile di vita, e questo inizia a essere proprio la tua vita questo sport. Cioè se ti piace lo fai veramente con piacere. Invece io sono Oreste, sono atleta elite. Io non ho iniziato prettamente perché per dimagrire, quindi non ci giro intorno. Poi pian piano mi sono appassionato sempre di più. Vedendoti in allenamento pare che ci dai tanto, quindi ti piace abbastanza. Sì, a volte, come ho detto anche col professore soprattutto, lui lo sa perché gliel'ho detto, forse avrei potuto dare qualcosina in più, però c'è ancora tempo per fare bene. No. Tu invece? Io invece Emanuele, pure io atleta elite. Ho iniziato pure come Oreste per dimagrire e poi passare il tempo è diventata una passione, un nuovo stile di vita. Poi come sono io di persona che adoro la competizione, quindi voglio sempre spingermi in alto, mi sono posto degli obiettivi. Uno di questi è stato ad aprile che sono arrivato alla convocazione della nazionale, mi convocarono. Complimenti. E quindi c'è strada da fare pure, ovviamente, grazie ragazzi alla palestra e grazie al maestro Pasquale che crede in tutti noi, crede non solo nella persona pugilistica ma anche nella persona, la persona privata, la persona intima. Quindi veramente è anche un modo per crescere caratterialmente ma anche crescere in gruppo. Bravo. Invece il piccolino? Io, okay. Aspetta, vai. Come ti chiami? Io sono Mattia, ho iniziato box principalmente per l'autodifesa a scuola. Poi questo sport si è trasformato in una passione, come per tutti gli altri, uno stile di vita. E io voglio puntare anche ai livelli più alti di questo sport, di questa nobile arte. Bravissimo, bravo, bravo. Quindi i complimenti devono andare al maestro perché vi prepara bene, ma non è solamente una preparazione atletica, ma una preparazione anche mentale, ma anche pedagogica. E dove sta il nostro pedagogista? Quindi, vieni qua, bro. Ecco la pedagogia del guantone, professore. Funziona? La pedagogia del guantone funziona, ma funziona grazie al maestro Davide, che è professore solo teorico, ma la grande esperienza del maestro Davide, ecco, io gli darei una laurea in pedagogia honoris causa, perché tutte le esperienze che ha fatto con questi ragazzi e tanti altri gli consentono veramente di entrare nell'anima dei ragazzi, di prepararli non solo come atleti, ma anche come uomini e donne. Infatti, dicevo prima, è un piacere parlare col maestro. È un piacere parlare anche con loro. Beh, sono ragazzi meravigliosi, veramente meravigliosi, a volte di poche parole, ma che hanno tanto da dare a livello umano, e questo grazie alla palestra Sporting Center diretta dal maestro Davide, la sua figlia Marzia Davide, che è vice campionessa mondiale. Insomma, è una scuola, oltre che di pugilato, di pedagogia, a tempo pieno, è qualcosa di meraviglioso. Questo.